Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo ancora ad Alkmaar e sono andata a fare una cosa adesso, ma magari ve ne parlerò più avanti. Adesso sono qua con Demesa. With an umbrella? Yes. Rare sighting of Demesa with an umbrella. Abbiamo una raro avvistamento di olandese con ombrello. Rare sighting of Dutch person with an umbrella. I never use it. Non la usa mai, infatti. Vabbè. Oggi però si ritorna a casa in Italia, in realtà nel pomeriggio è il volo, quindi abbiamo ancora un po' di tempo e nel frattempo mi metterò anche a lavorare al computer in realtà, perché altrimenti non ce la farò a mandare online un video alle 17:30. Che carine queste casette, tanto mi piace Alkmaar, è bellissima. Demesa intanto se ne va. Questa è la chiesa più grande di Alkmaar, sta proprio nel centro. Eccola qui, questa chiesa gotica bellissima ed è anche gigantesca. C'è lo stand delle Olie Bollen e stanno installando altre lucine natalizie. Che meraviglia! E qui abbiamo l'albero di Natale. Con al posto delle decorazioni abbiamo le forme di formaggio tipico olandese. Se conoscete Alkmaar è famosa per il cheese market, quindi ci sono tutte le forme di formaggio. Tornati a casa, meraviglioso albero, ma volevo farvi vedere un'altra cosa. A parte che qui hanno impacchettato tutti i regali, ma volevo farvi vedere i famosi Lego natalizi di cui vi parlavo. Loro sono collezionisti e ne prenderanno un altro o altri due addirittura quest'anno, li hanno già ordinati. E c'è lo schiaccianoci, questo è veramente bellissimo. Poi c'è il trenino con i regali e l'albero di Natale. Li abbiamo costruiti tutti io e Demesa. Poi c'è un altro trenino piccolino che trasporta altri regali. Un altro piccolo alberello. E poi da quest'altra parte, perché non è finita, da quest'altra parte abbiamo... Allora, qui c'è un altro piccolo villaggio, un altro mega albero che stanno costruendo, come si può vedere, che figata. Poi qui ci sono... Ah sì, questi sono quelli che vanno a fare i canti di Natale. E questa invece è... una casetta. Ah, questa è quella del trenino. Quindi questa sarebbe la stazione, se non sbaglio. Qua dietro abbiamo un'altra casetta natalizia che si chiude con il coperchio, molto carina. Anche lì c'è l'albero. E poi la mia preferita in assoluto, la casa di Pan di Zenzero. Faccio vedere anche l'interno perché merita davvero. Stupenda. Il letto è fatto di cioccolata bianca. Che meraviglia. Ok, rimettiamolo a posto. Poi qui c'è un altro albero di Natale con altri pacchetti regalo. E qui c'è un'altra casetta che è un po' come quella di Hansel e Gretel. I found the cat. Yeah. Ho trovato il gatto. Si divertono a nasconderlo. Bellissima. Anche questa mi piace tanto. Sono arrivata in aeroporto e il nostro volo, ragazzi, ha un po' di ritardo, dovrebbe partire alle 15:50, invece adesso sembra che partiremo alle 16:22, almeno per adesso, perché può ancora cambiare, può sia diminuire che aumentare il ritardo, quindi speriamo bene. Per adesso il nostro aereo sta arrivando praticamente dall'Italia all'Olanda, dopodiché devono pulirlo, far ovviamente sbarcare tutti e dopodiché possiamo ripartire noi verso l'Italia, quindi questo è il calcolo approssimativo che fanno, non è tantissimo il ritardo, quindi insomma non mi lamento. Ok ragazzi, siamo decollati fuori, è già praticamente buio.
mancano circa un'ora e 35 all'arrivo a Venezia. Siamo partiti con un'ora di ritardo. Come al solito nei miei video, che cosa dico spesso? EasyJet è sempre in ritardo. Ok, anche oggi non si sono smentiti e abbiamo un'ora di ritardo, ma dovremmo riuscire a recuperare un pochino in volo. Quindi se tutto va bene dovrei riuscire comunque a prendere il transfer che avevo in mente di prendere per Trieste, e quindi dovrei comunque arrivare a Trieste per l'ora che mi ero preventivata. Speriamo che sia così. Ho preso qualcosina da mangiare. Questo è un toast, prosciutto e formaggio con il cheddar cheese. È una novità sui voli EasyJet, quindi ho detto proviamolo. Ormai volo talmente tanto che già conosco il menù a memoria. E poi ho preso una Coca Zero naturalmente, ma ho preso anche una bottiglietta d'acqua in realtà. E adesso dovremmo essere da qualche parte sopra la Germania. Buono questo toast, ma un po' strano perché sopra c'è la besciamella. Veramente particolare, non avevo mai assaggiato un toast con la besciamella. Ciao amore mio, io ti amo. Sì, mio amore, mi sei mancato tantissimo. Garurever, ciao, amore mio. Sono appena tornata a casa, ho un mal di testa allucinante. Non so se è dovuto al fatto che è parecchio tardi o al fatto che mi ha preso un po' di paura sull'aereo, perché c'è stato un momento in cui c'era parecchia turbolenza, tant'è che anche il pilota lo ha detto di riallacciarsi le cinture eccetera, e anche tipo tutti gli assistenti di volo si sono messi le cinture, quindi ero un po' impanicata. Però è andato tutto bene e sono arrivata a casa viva, quindi questa è la cosa importante. Comunque adesso vado assolutamente a prendermi un antidolorifico perché ho appunto questo mal di testa terribile. E poi devo praticamente svuotare le valigie e poi mi lancio nel letto, ragazzi, perché sono sfinita. Questo vlog non so se sia tanto lungo alla fine, perché non so se ho filmato tantissimo, vabbè. Adesso filmeremo un po' della mia skincare routine, che finalmente sono a casa, quindi ho tutti i miei prodotti in full size. E appunto poi nanna, ragazzi, perché sono cotta. Da notare che sono stata via qualche giorno, la marea di pacchi che mi sono arrivati, e ragazzi, ne ho veramente... Cioè, devo fare un unboxing. Mio Dio, com'è la luce. Ok. E non sono fuoco. Ok, ragazzi, devo fare un mega unboxing. Mega unboxing. Penso che lo filmerò già domani. Non avete idea. Ma... Infatti, mi sembrava di essere zoomata. Che ne so cosa ho premuto. Comunque, devo farvi questo mega unboxing. Ragazzi, mi sono arrivate un sacco di cosine strafighe e vi devo assolutamente filmare, appunto, domani. Penso di filmare già l'unboxing, anche se domani devo anche andare da Goran, perché incontrerò la vincitrice del giveaway che hanno fatto sulla loro pagina. Quindi la vincitrice riceverà una piega, insomma, gratis. Verrà coccolata dal team nel salone Goran V, e in più lo farà in compagnia mia, quindi potrò conoscerla, potrà conoscermi e chiacchiereremo, e sono molto contenta, adesso che è una ragazza che viene da Milano, quindi insomma sono molto emozionata di conoscerla domani. E sempre domani filmeremo questo mega unboxing, perché voi non avete idea, ma in tutti i cassetti ci sono stivati chili e chili di pacchi. Ok, credo che l'inquadratura sia decente e abbastanza stabile, non vi muovete come vi dico sempre. Allora, momento skincare. In realtà quando torno a casa dall'aeroporto, cioè quando volo, la mia pelle ne risente sempre tantissimo. Allora, a parte che ho un brufolo terribile perché non ho pulito abbastanza bene la pelle nei giorni scorsi, e in più la pelle quando sono in aereo mi si secca sempre tantissimo, oltre che secondo me ad essere anche piena di batteri, perché l'aria in aereo di solito è strapiena di batteri, quindi ci tengo a pulire la pelle prima di andare a letto, ok? Perché mi fa un po' schifo. Visto che voglio fare una pulizia in profondità, di solito lo uso la mattina, la sera solo quando non sono pigra, di solito la mattina. Più lo usi meglio è alla fine, però io sono pigra, quindi oggi lo useremo la sera, proprio perché voglio assolutamente andare a rimuovere per bere tutte le schifezze dell'aereo, aeroporto, eccetera eccetera. Sicuramente lo conoscete perché già ve ne ho parlato diverse volte. Questo è Luna 3 di Foreo, è un dispositivo per la pulizia della pelle e va a pulirla molto molto bene in profondità, molto meglio di quanto possono fare i nostri polpastrelli. È fatto tutto in silicone, quindi non ci sono è antibatterico e non bisogna mai cambiare testine o robe del genere. Il fatto che le setole siano così morbide in silicone le rende molto più delicate sulla pelle rispetto a tutti
tutte le altre spazzole per il viso che sono in nylon. Oltretutto quelle si devono sostituire, perché appunto con il tempo accumulano batteri. Questo basta invece lavarlo prima di utilizzarlo e dura per sempre, insomma non bisogna andare a sostituire nulla. Io ho quello per pelli normali, tra l'altro, ma c'è anche per pelli sensibili. Luna 2 ce l'avevo per pelli sensibili, ma adesso uso quello per appunto pelli normali ed è super 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 delicato, quindi se avete la pelle permalosa come la mia non vi preoccupate per quanto riguarda tutti i dispositivi Foreo, praticamente, perché sono tutti super delicati, fatti appunto in questo silicone morbidissimo e soffice. Allora, iniziamo. Uso il Micro Foam Cleanser di Foreo e vado a prenderne un pochino. Forse esagero, ma quando voglio andare a pulire la pelle in profondità, non so se succede solo a me, ma esagero sempre con il prodotto. Ok, adesso accendo il mio Luna 3. Posso farlo anche dall'app, in realtà è molto molto comodo. Scaricatevi l'app Foreo se ancora non l'avete fatto, perché è super 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 utile e ti aiuta anche a conoscere meglio i dispositivi. Non dimentichiamo mai di andare a pulire anche le sopracciglia, non so perché, ma tipo nelle pubblicità nessuno si vede mai che si pulisce le sopracciglia, ma ragazzi è importante. Quindi quando uso questo dispositivo vado sempre a pulire anche la zona delle sopracciglia. Insisto bene specialmente sulla zona T. Ok, sciacquato, asciugato il viso, adesso metteremo la crema. Spero vivamente che domani questo brufolo se ne sia andato, se non completamente, almeno parzialmente, perché è orribile. Comunque, in molti ho visto che mi avete chiesto la differenza tra il Luna 2 e il Luna 3. Ce ne sono diverse in realtà. Il Luna 3 ha le setole del 30% più lunghe rispetto al Luna 2 per poter andare ancora più in profondità per rimuovere tutte le schifezze, le impurità di cui parlavamo prima. Sono del 25% più soffici, quindi sono ancora più delicate sulla pelle, e già il Luna 2 era super delicato, ma questo lo è ancora di più. Ci sono anche più opzioni per scegliere l'intensità, perché il Luna 3 ne ha 16, quindi ha un sacco di funzioni diverse, sia per la funzione pulizia che per la funzione massaggio. E poi anche la batteria è stata migliorata, perfezionata, perché con un'unica carica lo potete usare per 650 volte, non sto scherzando, io ce l'ho da quando è uscito praticamente, non l'ho ancora ricaricato, non sto scherzando, e il Luna 2 credo di averlo ricaricato tipo 3 volte, una roba del genere. Cioè la batteria di questi prodotti è pazzesca e continua a ogni uscita di un prodotto nuovo a migliorarsi ancora di più, è incredibile, non so come facciano, ma se avete un prodotto Foreo sapete che ho ragione. E un altro effetto che ha su di me, sulla mia pelle, è che la rende luminosa. Non so se riuscite a notarlo, perché ovviamente con la luce artificiale del bagno non si vede benissimo, però non è grassa, perché è ovviamente appena stata pulita, quindi è, anzi la sento super 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 pulita, ma resta comunque luminosa perché non mi toglie l'idratazione naturale della pelle, va solo a pulirla in profondità. Quindi adesso non mi resta che applicare rigorosamente, religiosamente crema occhi. Sto usando quella di Diego Dalla Palma, la Gold Infusion, e mi piace un sacco, solo che finisco sempre per metterne irrimediabilmente troppa, che in realtà ne basta pochissimissimissima. Crema viso, sto usando la Dream Impact di Femina Cosmetics, ma non la vado ad applicare, ok, residui di crema ovunque, non vado ad applicarla su tutto il viso, ma soltanto sulla zona del contorno labbra, tra le sopracciglia e in questa zona dove la pelle è più secca, e poi per il resto invece vado a usare la mia arma segreta, il Gold Liquid Gold Alpha, non mi ricordo niente di questo prodotto, so che si trova da Sephora perché ovviamente le scritte sono tutte scomparse, ma mi aiuta tantissimo con i brufoli e quindi andrebbe applicato in realtà con un batuffolo di cotone. Io forse ne metto fin troppo, ma mi aiuta. E questo è quanto per la skincare di oggi. Lavo i denti e nanna. Alright ragazzi, sono già a letto, adesso in realtà devo mettermi al montaggio di questo vlog, ma credo di non metterci tanto perché credo di non aver filmato tantissimo oggi, perdonatemi, ma ho passato la giornata praticamente in viaggio, in più con il ritardo, alla fine, insomma, sono arrivata abbastanza provata. A parte questo, volevo comunque sempre ringraziarvi tantissimo per tutti i messaggi, i commenti che mi mandate, sappiate che leggo sempre tutto quanto, vi avevo accennato appunto che è un periodo difficile, è difficile per me
parlarne, ma sappiate che sto bene e che in ogni caso tutto si sistema e io torno sempre più forte di prima, quindi non vi preoccupate per quanto... Non vi preoccupate troppo per me, perché alla fine mi rimetto sempre in piedi, anche se appunto capitemi in questo periodo, perché è un pochino difficile per me anche potervi raccontare e parlare di cose che stanno magari ancora succedendo, quindi per me aggiornarvi in tempo reale è un po' difficile quando le cose succedono a me in tempo reale della mia vita, ok? Quindi però sappiate che vi leggo sempre, ecco, non è che vi ignoro. Ok, adesso vado veramente a nanna, anzi, adesso vado veramente al montaggio, perché altrimenti mi addormento, ok? Quindi mia family, un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!